Buon pomeriggio. Questo è un video per il generale Figliuolo e quindi ho indossato questa maglietta per così rendermi a lui più gradita, essendo io un ufficiale medico della riserva selezionata. Come lui saprà, perché penso che possa aver sentito parlare di questo medico fuori dagli schemi. Sono stata impiegata 6 mesi nei Balcani nel 2012 e ho giurato, quindi nel novembre del 2011 a Torino, fedeltà alla Costituzione italiana e ho giurato di difendere i suoi valori costituzionali. Quindi non ho purtroppo il basco, però ho scoperto di avere il berretto similmilitare della BAF e quindi indossiamo anche questo, anche perché c'è il sole e io ho mal di testa. Allora, caro generale, lei è dell'esercito, io anche. Cioè io potenzialmente potrei essere il medico del contingente italiano e lei potrebbe essere il generale che si occupa della logistica. E come disse Tom Cruise in Top Gun, se il governo si fida di me, penso che lo possa fare anche lei. Se l'esercito si è fidato di me, penso che lo possa fare anche lei. Allora, ho preparato anche degli schemi e ho anche con me due libri. Uno è il Cecil di Medicina Interna del 2000. Mentre un altro, siccome perché ho voluto usare apposta due libri molto distanti, mentre l'altro invece è il Merck, alla sua 20ª edizione, sono due bibbie entrambe della medicina ed è del 2018, se non sbaglio. Allora, abbiamo il capo della procura non mi ricordo mai la città, siciliano, che indaga sulla morte del povero Paternò, che è un militare, quindi questa storia è coinvolto un militare che ha dichiarato, l'ho letto oggi, ho messo mi pare, su Twitter i riferimenti, che il decesso del militare è stato causato dal fenomeno ADE, che è quel fenomeno di cui vi ho parlato ripetutamente, che praticamente determina una massiva attivazione del sistema immunitario e una massiva infiammazione. Avendo questo militare fatto l'infezione Covid, essendosi infettato in precedenza, aveva già sviluppato anticorpi, ha fatto la vaccinazione. Queste sono le dichiarazioni del capo della procura, che indaga sul decesso. E mi pare che ci siano quattro persone iscritte nel registro degli indagati, se non sbaglio. Nessuno aveva fatto un sierologico, quindi nessuno sapeva che questo ragazzo di 40 anni in perfetta salute aveva già degli anticorpi, il vaccino gli è stato fatale, quindi la reazione vaccino-anticorpi suoi gli ha provocato una insufficienza respiratoria gravissima chiamata ARDS, che è l'acronimo in inglese di questa sindrome da insufficienza respiratoria, e il decesso. Bene. Vi faccio vedere questo schema che ho preparato oggi per farvi capire quali sono i termini della questione, perché ho scoperto che una delle cose che crea più confusione nelle persone, ringrazio la persona che me l'ha detta, è che si dice: ma tu dici delle cose, ma il resto del mondo ne dice altre, che poi non sono solo io che dico queste cose, però insomma sono forse quella più social che le dice. E quindi come facciamo a darti credito? Cioè, anche volendo ammettere che hai ragione tu, ma come facciamo a darti credito? E allora ho deciso oggi di usare questo schema per introdurvi l'argomento e poi questi due libri del 2020 e del 2018 e del 2000 per farvi vedere come queste cose in realtà, cioè la medicina le dice già, ovviamente non sul Covid o sul SARS-CoV-2 perché non esisteva, ma i meccanismi sottesi sono noti. E come sono noti a me che sono anestesista e non mangio
pane dengue, come vi dimostrerò sul modello della dengue, la febbre emorragica, alcuni meccanismi, come li so io che faccio l'anestesista, tutti i medici sono tenuti a sapere queste cose. Dico sono tenuti perché giuridicamente non si può sostenere che un medico, perché non è un infettivologo, non è esperto, che ne so, di malattie tropicali, non possa conoscere qual è il meccanismo immunopatologico che causa la dengue emorragica. Allora, se torniamo alla storia del militare italiano, ci troviamo esattamente qui. Ora, io dovrei riuscire, scusate, ok, ci sono riuscita. Allora, guardate, noi abbiamo questa situazione base, no? Nei pazienti che si sono presi il Covid abbiamo il virus che infetta una persona, questa persona sviluppa gli anticorpi, quindi l'omino più l'asterisco equivale alla persona che ha anticorpi anti-Covid. Nell'ipotesi 1, che adesso vi illustro, ed è quella del militare deceduto, un attimo che si perdo le pagine, qui sono finita, col vento, abbiamo questa situazione, è stato vaccinata una persona che aveva già sviluppato, come vedete qui, gli anticorpi, la reazione, l'interazione vaccino con gli anticorpi già presenti. Infatti il procuratore ha parlato di Covid silente, quindi una persona che aveva fatto il Covid asintomatico, per intenderci, l'interazione tra il vaccino e questi anticorpi ha provocato la tempesta citochinica con l'insufficienza respiratoria e il decesso. Scusate il cinismo, chiedo scusa anche alla famiglia, però mi tocca essere cinica in questo momento. E questo è quello che è accaduto a Paternò. Giovanissimo, in perfetta salute, fenomeno chiamato ADE. Lo stesso procuratore parla di fenomeno ADE. Ora, quello che mi interessa in questo momento è mostrarvi l'ipotesi 2. Perché noi, qual è la ratio della vaccinazione? Avere una persona che in teoria dovrebbe essere senza anticorpi, quindi facciamo finta che è una persona mai infettata dal SARS, vaccino su questa persona che non ha mai sviluppato la SARS, l'obiettivo è la formazione di anticorpi, quindi anti-Covid. Quindi la persona che si vaccina e sviluppa gli anticorpi diventa una persona con l'asterisco, come persona con l'asterisco era questa che si era presa il SARS-CoV-2, perché l'asterisco sta a indicare gli anticorpi. Ci siamo fin qua, spero. Ottimo, do per scontato che ci siamo. Se non capite o mi scrivete nei commenti, oppure l'ho riascoltato un attimo perché per me è una cosa banale, ma mi rendo conto che magari così banale non è. Ora, se questa persona con gli anticorpi viene infettata da una variante del SARS-CoV-2, per cui questi anticorpi non si sa, perché si sa che c'è un gran dibattito, no, sulla copertura delle varianti. Una variante colpisce questa persona con gli anticorpi. Siamo come in Paternò, a cui è stato inoculato il vaccino e lui aveva già gli anticorpi. E quindi qua che cosa succede? Che cosa succede in questo caso? Questo caso potrebbe riguardare le persone, tutte le persone che sono state vaccinate e hanno sviluppato gli anticorpi, che sono poi l'obiettivo che si vuole raggiungere col vaccino. Quindi se una persona vaccinata e ha gli anticorpi viene infettata dal SARS-CoV-2 mutato, che accade? Perché il fenomeno ADE, e lo andiamo ad aggiungere, ed è scritto anche qua. Il fenomeno ADE è questo, quindi è la interazione vaccino più anticorpi, ok che questi erano anticorpi già presenti dal Covid silente e che nessuno ha misurato, quindi questi mai misurati. Significa che cosa? Significa che vanno riviste, visto che abbiamo la prima documentata, almeno che io sappia, la prima, almeno in atti giudiziari, documentata morte da fenomeno ADE nella persona che si era presa al SARS ma non lo sapeva. Come minimo l'OMS dovrebbe rivedere le sue linee guida. Linee guida sbagliate ci evoca già qualcosa, vero? Sì, ci evoca la prima ondata, e imporre che chi riceve il vaccino sappia di non avere anticorpi, perché chi ce li ha può sviluppare questo, può svilupparlo anche se è giovane e non ha nessuna stramaledetta comorbilità. Allora, voi dite, sì, ma questo ADE alla fine, mo che è sta novità? Allora,
questi fenomeni mediati dall'anticorpo, cioè questo decesso che è dovuto all'interazione tra il vaccino e l'anticorpo e che si può palesare anche qui, cioè nel paziente con gli anticorpi da vaccino che si infetta con una variante, ad esempio, dico variante, mi pare più probabile che chi ha avuto, chi si è vaccinato col virus del vecchio rispetto a ciò che gira e quindi sia una variante, si può trovare in questa situazione, che è questa. Benissimo. Il modello, l'esempio di scuola che viene proposto è quello della dengue emorragica, cioè, e torno un attimo a farmi vedere, ma quest'ADE esiste qua? Ok, ce lo dice il capo della procura. Ma è una cosa nuova? È una cosa che nasce insieme al Covid? O è qualcosa che si sa da almeno 20 anni? La risposta in questo caso è sicuramente la B. La si sa da almeno 20 anni. E andiamo a vedere che cosa ci dicono i due testi. Quindi che cosa ci dicono il Merck del 2018 e il Cecil del 2000. Allora, qui si parla di dengue, quindi è un altro virus. Uso il modello della dengue per dimostrare che questi fenomeni esistono e sono già noti. Allora, prendiamo il Merck, la 20ª edizione, che è quella del 2018, la cui traduzione è del 2020, mi pare, in italiano. E vi vado a cercare il punto, che è questo, che adesso mi appresto a farvi leggere. Allora, la febbre emorragica associata, quindi siamo Merck 2018, associata alla dengue, è una variante che si manifesta, è una variante della dengue classica che si manifesta soprattutto nei bambini, bla bla bla. La febbre emorragica associata alla dengue è una malattia su base immunopatologica. Vi faccio vedere perché poi dici, no, se non leggo non credo, siamo qui. La febbre emorragica associata alla dengue è una malattia su base immunopatologica. Gli immunocomplessi dengue virus innescano il rilascio di mediatori vasoattivi da parte dei macrofagi, quindi sulla questione SARS-CoV-2 invece di questo immaginate la tempesta citochinica, i mediatori aumentano la permeabilità vascolare causando fuoriuscite vascolari, manifestazioni emorragiche, emoconcentrazione e versamenti sierosi che portano al collasso circolatorio. Allora, la cosa che mi interessa di più e che ve lo spiega meglio è, vediamo se lo trovo anche qui, scusate un secondo, oh no, se no ce l'ho solo sul Cecil, che è un libro un po' più esteso. Quindi questo è per dirvi che nel 2020 si riconferma quello che sapevamo già. Nel 2000 il Cecil ci parlava, e vi faccio vedere anche qui, febbre emorragica causata dal virus dengue, la malattia è più grave quando l'ospite è stato sensibilizzato da una precedente infezione della dengue da parte di un sierotipo differente. E adesso vi spiego anche questa cosa qua. La grande maggioranza dei casi sono dovute a infezioni secondarie, quindi una successiva infezione da un sierotipo diverso, che è nel nostro caso la variante. In questi casi si verifica una rapida risposta anticorpale, anamnestica, quindi con gli anticorpi della prima volta, con la formazione di complessi antigene-anticorpo. Ve lo spiego, tranquilli. Che cosa ci dice il Cecil e il Merck? Qual è il messaggio generale, figliuolo?
è che nel caso della dengue noi abbiamo diversi sierotipi, cioè faccia conto diverse varianti, trasportandolo sulla SARS, sul SARS-CoV-2. La prima volta di solito i sintomi sono simili influenzali, ma quando in alcuni pazienti, ovviamente non in tutti, ma in alcuni pazienti, c'è l'incontro con una variante del virus, uno di questi quattro sierotipi, gli anticorpi che si erano prodotti su un sierotipo diverso scatenano questa risposta che poi determina questa febbre emorragica che può portare al collasso, può portare allo shock e alla morte. Secondo lei, generale, mi risponda per favore, secondo lei, una malattia che è mediata dagli anticorpi, cioè che è causata dai complessi tra la dengue e il suo anticorpo. Si tratta come? Si vaccinano questi bambini oppure no? Mi risponda, perché lei ce l'ha la cultura e la logica per rispondermi. Se abbiamo detto che non è la prima infezione quella che dà problemi, ma fa sviluppare gli anticorpi, ed è la seconda con un sierotipo diverso, che può scatenare, in chi la scatena, nella percentuale di pazienti che la scatena, questa febbre emorragica che può portare alla morte. Secondo lei, per la dengue c'è il vaccino? Ora, torniamo al nostro militare morto. Scusate, voglio che questi passaggi si capiscano una volta per sempre. Abbiamo detto che il nostro militare purtroppo morto si trovava in questa situazione, aveva gli anticorpi che nessuno sapeva che aveva. Il vaccino più gli anticorpi hanno scatenato questa reazione con un'insufficienza respiratoria che ha portato alla morte. Come nella dengue, succede che il sierotipo diverso, in questo caso per noi questa seconda infezione diventa il vaccino. Scatena questa reazione anticorpale, ripeto, è il capo della procura che lo dice, non è complottisti.com, ha determinato nel militare il decesso. Ora chiedo al generale, ma chiedo anche a tutti i medici, è legittimo dopo questo, dopo questa autopsia, dopo questo risultato che dichiara in atti giudiziari ciò che la medicina sa da almeno 20 anni, non si faccia un sierologico prima di vaccinare una persona? O meglio, si può dire che quella reazione chiamata ADE non sia prevedibile, che non possa accadere. Se io ho un sierologico negativo, posso dire che il vaccino, bene o male, è il primo contatto. Ma se io ho già gli anticorpi, quale medico mi può garantire che a me non accadrà quello che è accaduto al militare in Sicilia? E questo medico, e parlo ai colleghi, può dirsi scudato penalmente? Secondo me, no. No. A parte che la morale di tutto ciò è che non si gioca a bocce col sistema immunitario, perché il sistema immunitario si basa su equilibri. Su equilibri che devono essere perfettamente bilanciati. La risposta di attacco a un insulto deve essere comunque limitata, perché se la risposta a un insulto esagera, viene distrutto tutto, tutti i tessuti vengono distrutti, non solo quello. Sappiamo già che la multi organ failure, quindi magari un altro giorno vi parlo di queste cose, vi faccio leggere perché comunque non è tanto che ve lo dico, è che io voglio che le leggiate, perché così non si può dire. Non si può dire è la Balanzoni che è unta dal Signore, ok? Ma è la scienza medica. Adesso mi è comparso che la batteria si sta scaricando e ho perso il filo. Comunque, tornando a noi, generale, lei sta facendo questo, le faccio vedere quello che lei sta facendo. Io sono convinta che lei sia in buona fede, però da ufficiale medico dell'esercito.
pur della riserva selezionata, ma sempre medico e sempre dell'esercito. Lei è qua. Generale, lei è qua. Ed è, devo leggere anch'io. Lei sta, aspettate un attimo che me lo guardo, col vaccino, portando alla formazione di anticorpi. E noi ci troviamo qua. Omino più asterisco. Quello che lei non sa, e che però è descritto come meccanismo che è possibile, è che poi rispetto a una variante si possa sviluppare la tempesta citochimica, se questi anticorpi fanno il giochetto che hanno fatto al militare morto. Questo fenomeno è descritto, il che non vuol dire che accadrà sicuramente, non vuol dire che adesso chi è vaccinato deve avere il terrore delle varianti, ma deve saperlo. Cioè, nel momento in cui si firma consenso informato, va saputo che c'è la dengue emorragica, che la dengue emorragica ha quel tipo di meccanismo e che quel tipo di meccanismo ha portato alla morte del militare in Sicilia. Ora io mi chiedo, i suoi consiglieri gliel'hanno detto? Gliel'hanno detto che il Merck, che è del 2018, ce lo dice, il trattato di medicina interna, Cecil, che è questo, forse non ve l'ho fatto vedere, volume 1, poi c'è anche il volume 2, questo è vecchissimo, tra l'altro l'ho recuperato dalla provincia di Venezia nel garage pochi giorni fa. Gliele hanno spiegate queste cose, generale, perché io mi chiedo, se io fossi il generale Figliuolo, che sicuramente viene tirato dalla giacchetta, da tutti, quali informazioni reali ha? Perché il generale non è un medico e quindi non può diventare un microbiologo, non può diventare un internista, non può diventare un rianimatore. Lei, generale, è stato informato di queste cose? Perché se lei non è stato informato, generale, la stanno usando. La stanno usando per utilizzare il carisma che deriva dalla divisa che porta e la stanno usando per anche le sue capacità logistiche e le sue capacità di vision e di risoluzione dei problemi, che sicuramente lei ha, se no non sarebbe dov'è, ma lei non le ha tutte le informazioni. E pensi un po', è morto per il vaccino, perché questo dice l'autopsia, un militare della Marina, un militare. E questo è persino una beffa del destino. Io chiedo a tutti di condividere questo gruppo, anche su Facebook, io sono bloccata per un mese, quindi non posso. Però condividete questo video e chi può lo faccia arrivare al generale. Perché io sono dell'idea che pensare che tutti siano in malafede non è un approccio corretto e non ci credo. Io credo che molte persone veramente siano convinte di star facendo una cosa sicuramente giusta, senza considerare però che a 360 gradi ci sono tutta una serie di problemi. Allora, come in guerra si pianifica e si fa strategia, si studia ogni dettaglio per non essere colti impreparati, lo stesso vale in medicina. Il generale disse qualche tempo fa che è la prima volta che si vaccinano milioni di persone senza conoscerne gli effetti della vaccinazione, se non quelli sperimentali. Ora, generale, abbiamo un militare morto per un fenomeno, che è la malattia potenziata dall'anticorpo, descritto da almeno 20 anni, scatenata dal vaccino. Quel vaccino che lei sta portando in giro per l'Italia ha provocato la morte di un militare, di un marinaio, stavo dicendo soldato, ma è della Marina. Ripeto, questo non vuol dire che tutti svilupperanno questo effetto avverso, ma alcuni lo faranno, esattamente come Paternò. Chi vuole vaccinarsi deve vaccinarsi, cioè deve avere la possibilità di vaccinarsi, ma deve sapere di avere un sierologico negativo. O il medico lo deve informare che nel momento in cui non si sa com'è il sierologico, statisticamente ha una X percentuale di sviluppare l'ADE, l'insufficienza respiratoria e il decesso. Queste sono cose che vanno sapute. Il codice deontologico medico sull'obbligo di informazione è molto chiaro, anche il codice civile, anche il codice penale, ma anche il codice deontologico. Ora io mi chiedo, dove stanno i presidenti di ordine dei medici in questo momento? Scusate un video lungo, ma ogni tanto capita. Dove stanno?
I presidenti di ordine non ce l'hanno un sessile a casa, non ce l'hanno un merca a casa, non ce l'hanno un libro di immunologia, un libro di malattie infettive. Se non ce l'hanno, se lo possono ricomprare esattamente come mi sono io ricomprata il Merck, esattamente come io ho ricomprato i libri di immunologia per cercare di capire che cosa fosse cambiato in questi 20 anni. E su questi temi purtroppo non è cambiato nulla, non si gioca col sistema immunitario. Allora, imporre a una categoria di lavoratori una vaccinazione, questo vale per gli effetti a breve termine, poi ci sono tutti quelli a lungo termine che sono ignoti persino ai produttori. Imporre un trattamento di questo tipo vuol dire imporre una roulette russa. Allora, se io voglio morire giocando alla roulette russa, domenica vado sul Cervino. Riesco a salire? Boh. Riesco a scendere? Decido che vado sul Cervino, ma posso non tornare a casa. Ma l'ho scelto io, perché magari voglio morire avendo negli occhi quella montagna, come ultima cosa che ho visto. Di certo non voglio vedere una persona che mi fa una puntura che io non voglio. Rifletta su questo, generale. E soprattutto si chieda chi l'ha convinta a fare questa cosa. Se chi l'ha convinta le ha dato tutte le informazioni che lei doveva avere. Se non le ha avute, gliele ho date io adesso. Come ufficiale medico gliele sto dando. E se io fossi un generale, ma mi accorgessi di essere stata presa per il culo, sinceramente mi incazzerei a bestia.